da Monza a Pontida, 35 chilometri appena per sfidarsi ancora una volta sulla politica che verrà. Letta e Salvini hanno animato l'ultima domenica di campagne elettorali con frasi ad effetto, ma soprattutto stoccate all'uno e all'altro. Un po' quanto accaduto finora, ma con qualcosa in più. Pontida è diventata provincia dell'Ungheria. Noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, ma un'Italia che sia nel cuore dell'Europa, ha detto il segretario del Partito Democratico. Mentre il leader della Lega faceva firmare ai suoi collaboratori 6 punti programmatici spiegando gli impegni. Stop al caro bollette, riforma dell'autonomia, flat tax, pace fiscale, quota 41 per le pensioni, ripristino dei decreti sicurezza sono i punti di forza del carroccio. Due idee di Italia contrapposte, quelle nei pensieri di Lega e PD, anche se a separarle c'erano pochi chilometri. La partita si è giocata sui contenuti più che sui numeri, soprattutto perché questi numeri sono nettamente a vantaggio di Meloni che guida i sondaggi. La leader di Fratelli d'Italia nel suo intervento ha dovuto fare i conti con un ennesimo gruppo di contestatori. Per questo ha chiesto l'intervento del ministro Lamorgese. Poi ci sono gli altri più distaccati, secondo i sondaggi Berlusconi con Forza Italia, Renzi con Italia Viva, sempre impegnati con la campagna elettorale, Forza Italia e con gli Stati Uniti, Europa, Alleanza Atlantico, ha ribadito Berlusconi. Noi corriamo per vincere, non per partecipare, ha detto Renzi.